abbiamo imparato che c'è sempre una possibilità. È stato magico, è stato tutto perfetto. Come se nascesse un figlio, ecco. Siamo una squadra giovane nata nel 2018 e l'anno scorso abbiamo vinto proprio il campionato territoriale di Salerno. Quest'anno ci siamo affacciati per la prima volta al campionato regionale di Serie D come outsider. E infatti il campionato non era iniziato nel migliore dei modi. Abbiamo perso le prime due gare a Folgore Massa e contro Vitolo Volley proprio qui in casa, che praticamente ci hanno fatto pensare di non avere una squadra all'altezza di questa categoria. È stato strano perché ci siamo qualificati alla Coppa per 24 millesimi di differenza punteggio che hanno fatto. È stato questo a fare la differenza, a farci accedere in questa fase finale. Siamo andati a fare le semifinali contro il Mare Chiaro Napoli, una grandissima squadra. Abbiamo fatto lì una bellissima partita, abbiamo vinto 3-1. E poi arrivati lì a Pomigliano, insomma, è stato magico. Dire che noi con le finali non avevamo un buon rapporto, infatti l'anno scorso, due anni fa, perdemmo la finale del campionato della Coppa Interterritoriale. Noi dopo aver perso le prime due partite all'inizio del campionato è lì che abbiamo toccato il fondo e potevamo solo risalire, e la finale era l'occasione per arrivare fino in cima. È stato molto emozionante il primo set fino poi all'ultima palla che è stata in diagonale. Abbiamo avuto proprio la conferma che questa finale ce la volevamo giocare. Il secondo set è stato un po' più combattuto e lì, ecco, temevo che gli spettri del passato tornassero di nuovo a galla. Sono stati sempre avanti loro, siamo arrivati poi metà set, 17-18 pari, lì dopo time out papà ci dà la giusta motivazione. Ragazzi, questa è la fase calda di set, dobbiamo essere lucidi, tranquilli, liberi, dobbiamo ragionare su quello che facciamo. Non c'era paura di provare il colpo, non c'era paura di osare, non c'era paura di tirare all'occorrenza. Ruggero, lui ha fatto prima un lob che è fantastico, c'è alto tasso tecnico per me, poi un attacco e poi c'è stato uno scambio di 45 secondi, è arrivato a fine scambio, le gambe ti tremano, e lui arriva lì, la risolve con un pallonetto spinto sulla parallela, punto. Fare questo break di tre punti è stato decisivo. Perché vincendo poi il secondo set, 25-20, ho detto i ragazzi devono soltanto entrare liberi e giocare. Il terzo set è stata una bella battaglia. Sul 18-17 loro succede l'inaspettato, arriva una difesa alta, Gerardo, il nostro palleggiatore, arriva alto con le mani. Noi esultiamo, lo abbracciamo, è stato fantastico proprio perché lì si è capito quanto tutti la volevamo vincere. Sono quei segnali che ti fanno capire che quella è la tua serata. È stato veramente bello, ma come se nascesse un figlio. Ecco. È storia, entrerà nella storia perché ci siamo giudicati una coppa per 24 millesimi di differenza punteggio. Ecco, questa è stata la favola. Mi sono ammalata a 20 anni e contemporaneamente mi sono fidanzata con Teo. Quindi la nostra vita è stata sempre quella. Io, lui e il condividere qualcosa che
ecco, non era poi più solo mio ma anche suo. I ragazzi, i bambini sono nati, hanno vissuto anche loro questa esperienza e quindi abbiamo imparato che, ecco, non si molla mai, non ci si arrende mai e che c'è sempre una possibilità. Abbiamo iniziato 5 anni fa per una questione di, ecco, come dicevo prima, anche di necessità, perché la pallavolo è proprio vita, è una passione che si è trasformata in un hobby ma proprio in un modo di affrontare le situazioni, la vita, e abbiamo avuto la fortuna di iniziare questo percorso con il sitting, che è stato veramente formativo. Ci ha insegnato che nella vita non bisogna mai arrendersi. Lo ha insegnato a me in primis, perché da giocatore ero arrivato a un punto che praticamente non avevo più gioia di entrare in campo. Con il sitting ho ritrovato la gioia di giocare a pallavolo. La mia piccola esperienza di sportiva è stata giusto qualche anno con il sitting. Ho fatto anche 2 stagioni, 2015-2016, nella nazionale. Questa cosa mi è piaciuta tantissimo perché mi ha fatto conoscere l'emozione dello spogliatoio, l'emozione della squadra. Era un po' una cosa che da un lato buono invidiavo a Teo. Per me la Cicatelli è stata la porta per una nuova opportunità, soprattutto dopo l'incidente che ho avuto, quindi in seguito all'amputazione della gamba, e grazie proprio alla Cicatelli ho potuto riapprocciarmi a quella che è l'attività fisica. Grazie alla convocazione nazionale ho potuto, oltre a viaggiare in tutta Italia, anche confrontarmi con gli altri atleti. E questo divertimento, questa voglia di mettermi in gioco, forse l'ho preso anche un po' dal sitting volley. Io gioco anche lì con papà, con Gabriel, che è stato convocato in nazionale, sta facendo dei collegiali, e lui ha avuto una bella crescita tecnica, tattica, una crescita personale. E insomma, giocare a sitting è qualcosa di fantastico, anzi, se avete l'occasione, provatelo, perché è una cosa, è magico.